A ECMA 2023 CF Moto ha deciso di fare le cose alla vecchia maniera, pochissime anticipazioni e un mare di novità che tra poco vi presenteremo, ma anche vi invito a venire qua allo stand del brand cinese perché veramente c'è da impazzire. Le prime due però non sono due novità vere e proprie, ma due anticipazioni. Qua sotto il mio naso l'MTX. È ancora concept, molto vicino alla produzione di serie, lo vedete dalle forme, dalle proporzioni, c'è tanto legame con la 800 MT, ma qui davanti c'è un cerchio da 21 pollici, quindi lei punta a far sognare gli amanti dei viaggi in fuoristrada. Qui dietro di me invece si parla di giovani, perché è in arrivo l'NK 125, naked per sedicenni di CF Moto. Per adesso è ancora un concept e lo vedete, ci sono dettagli da paura come il cerchio posteriore lenticolare, i paradischi lì davanti in fibra di carbonio e una colorazione veramente d'attacco. Ma vi faccio notare anche che dietro c'è il forcellone monobraccio, quindi se veramente fosse confermato si tratta di un 125 veramente da sogno. Adesso però andiamo alle novità che arriveranno l'anno prossimo sul mercato e venite con me. Partiamo da lei, dalla 700 MT, moto che prende il posto dalla 650 MT. Infatti, come potete vedere dal look generale, ci sono molti dettagli che la legano al modello passato, ma ci sono anche tanti dettagli che la rendono più moderna, a partire dalle forme e dal faro anteriore full LED con firma luminosa. Le grandi novità però riguardano principalmente il motore, che lo vedete qui abbracciato dal telaio in tubi d'acciaio, motore che cresce di cilindrata, ora vicino appunto alle 700 cc di cubatura, cresce la potenza di 10 cavalli e siamo a 67 cavalli, quindi un valore abbastanza interessante. In più c'è anche un bel pacchetto elettronico tra cui mappe e controllo di trazione, insomma un mezzo molto interessante, ma sottolineo che la sua antenata aveva un prezzo veramente d'attacco, compreso tra i 6.000 e i 7.000 euro, e se anche lei riesce a confermare questi valori, allora il pollice è verso l'alto. CF Moto 450 MT, torniamo a parlare di adventuring perché qui abbiamo una super novità. Dimensioni compatte, linee appunto da mezzo avventuriero e adatto ai viaggi, ma vi faccio subito notare qui davanti il cerchio anteriore da 21 pollici con un pacchetto sospensioni a corsa lunga che permette veramente di affrontare terreni in fuoristrada senza nessun tipo di problema. Tra l'altro qui pulsa un motore bicilindrico fronte marcia da 450 cc e una potenza di 44 cavalli, quindi piattaforma condivisa con la Naked NK e la carenata SR 450R, però in questo caso adattata ad un utilizzo avventuriero di viaggi, con una moto compatta, leggera e comunque anche dalle prestazioni accessibili, che secondo me avrà molto da dire. CF Moto 450 SRS, si evolve la piccola sportiva di CF Moto con un alleggerimento di ben 10 kg rispetto alla versione base che è qui al suo fianco. Ci sono le sospensioni regolabili e il traction control. Il dettaglio però più macroscopico che si nota, guardate qui, è il forcellone monobraccio, un dettaglio devo dire molto interessante, ma che sono certo migliorerà anche la dinamica di questa sportiva. Torniamo a parlare di anticipazioni perché qui al mio fianco sta ruotando un nuovo motore 3 cilindri firmato CF Moto, 675 centimetri cubi, oltre 100 cavalli di potenza e un regime massimo di 12.300 giri al minuto. Sappiamo veramente pochissimo su questa novità, ovviamente debutterà su un modello di serie, probabilmente una sportiva, ma non solo, magari sarà l'inizio di una nuova piattaforma. Ma a proposito di sportività, guardate qui alle mie spalle questa one-off su base 800 NK che riprende i colori della Moto3 di CF Moto, veramente uno sballo.